Della bellezza dell'amore, no? Che ti arriva a ondate, io lo sento chiaro e forte su questa sedia, no? Arrivare a tutta questa tenerezza, questa ammirazione partecipe. Non l'affetto per un alieno, per uno che non assomiglia a nessun altro, eppure è evidente che non assomiglia a nessun altro, però c'è questo amore effettivo. Per questa tua maniera anche di regalare questo tipo di arte. Io volevo sapere le sfide, no? Perché quella è un'altra parola chiave come scorciatoie. Le sfide, la complessità delle sfide, le sfide che ti aspettano, le sfide che tu sei in grado di ricordare, ma soprattutto le sfide nuove che tu ti dai, quali sono? Sì, per me è sempre stato importante andare al di là, quindi cercare delle sfide, qualcosa che non mi facesse rimanere nel mio territorio conosciuto, in una zona di conforto, ma nel momento, già dall'inizio, quando ho capito che potevo fare qualcosa di più, che avevo la possibilità, l'ho voluto fare, anche se all'inizio era molto poco, perché per me voleva dire portare magari uno spettacolo che in un piccolo teatro di provincia, fare qualcosa in più che non fosse ballare nei teatri, i miei ruoli. Ho sempre voluto andare al di là, quindi prima era un piccolo teatro, poi è diventato un teatro più grande, poi sono arrivato a portare degli spettacoli nelle piazze per le persone, sono arrivato a contaminare i generi in televisione, negli show televisivi che forse avrete visto, o abbiamo ideato questa festa della danza per portare in un'altra maniera i vari generi di ballo alle persone per togliere la danza dalla torre dorata. Che sono i teatri, e portarla e farla sentire vicina alle persone, cercare di sconfiggere dei pregiudizi che ci sono verso il ballo e la danza e cercare invece di farli conoscere per quello che sono. E quindi la sfida, devo dire che è importante ed è sempre stata parte del mio percorso, anche perché per me vuol dire andare al di là del limite, come lo faccio a livello fisico ogni giorno, che cerco di spostare l'asticella più avanti, così cerco di farlo nel mio percorso e nelle mie scelte artistiche. Molti altri artisti che conosco si accontentano per me di ballare tutta la vita alcuni ruoli nei teatri ed è fantastico, però capisco che per me l'importante è esplorare anche altre sinergie per cercare qualcosa di nuovo e credo che tramite anche questo mio percorso, questo mi faccia avvicinare alla gente, mischiando anche nella danza altri linguaggi, riesco a comunicare meglio quello che la danza. L'abbiamo visto in televisione, lo vediamo negli show, anche adesso all'Arena Flegrea, appunto tra l'altro lo spettacolo di domani sera, uno spettacolo aperto alla città, i biglietti a un prezzo simbolico di 5 euro, il cui ricavato, l'intero incasso andrà proprio a sostegno di questo centro. Quindi